Allora, amore, vai a messa, che oggi devi andare a messa perché devi imparare le canzoncine per Natale. Poi pranziamo e alle 3 andiamo al Toys con Anastasia, con un bel blocchettino e una penna, e Anastasia ci dirà quali regali vorrebbe ricevere per il suo compleanno e poi ne sceglieremo un paio io e te da soli quando lei sarà a scuola questa settimana, perché domenica prossima è il compleanno di Anastasia. Adesso corri, lavati, vestiti e vai a messa mentre io preparo il pranzo, ok? Vai. Bravissima! Entusiasmo, entusiasmo! Tu invece, amore, sei speciale come sempre, stai terminando i compiti che non avevamo terminato ieri. Sei troppo brava, Anastasia. Guarda, io ti devo fare veramente i miei complimenti. Guardati. L'astuccio nuovo dei Pop-It, ma che bellino è! Allora, visto che, Wow. visto che sei una brava bimba, sei molto diligente, oggi pomeriggio. Andiamo a mangiare un gelato. No, amore, Una però se cosa vuoi più non possiamo. bella o No, più oggi brutta? pomeriggio Una arrivo. cosa più bella o più brutta? Oh, bellissimo, amore. Vediamo. Oggi pomeriggio andiamo al Toys. Andiamo a vedere. Oggi pomeriggio andiamo al Toys, io porterò un blocchettino con una penna perché poi mi scordo tutto e tu mi elencherai tra i giochi che ci sono al Toys alcuni giochi che ti piacerebbe ricevere per il tuo compleanno. Così che poi questa settimana, mentre tu sarai a scuola, io sceglierò un paio di questi due giochi e te li comprerò, ma non ti dirò quali. Ok, Va guarda. bene? E poi, forse, se faremo in tempo, andremo Vediamo anche se da un'altra parte rende. stasera a vedere una cosa bellissima. Adesso però, La Anastasia. cosa stasera. Sì, ma non te lo dico, non te lo dico. Aspetta, guardate. Cos'hai fatto? Sei Un caduta? brufolo. Ah, un brufolo. Oh, è vero, un brufolo. Ma come mai c'hai i brufoli? Forse quando sei caduta si è formato un taglietto, ha fatto infezione. Ascoltami, Ani, devi terminare però i compiti, altrimenti tutte queste Devi sorprese fare svaniranno 8, nel nulla. 9 e 10. 3 pagine devi fare. Dai, che io inizio a cucinare per il pranzo. Buon lavoro, amore. Grazie. Allora, È civetta? e civetta. Sai cos'è? No. È tipo un gufo, la civetta. È un animale, amore. Come Bentornata, amore. Adesso pranziamo così poi te? No, io usciamo. non ho fame. Non hai fame? Io voglio dimagrire. Stai mangiando troppo. Guarda. Stai mangiando troppo poco, Vanessa. Devi mangiare, No, no, eh? Tu adesso mangi. no. Guardate, non so che cosa sia. No, È un brufolo, anche te. è un brufolo, mi prude. Ma infatti, ma è un. Cos'è? Non lo so, adesso guardo. Non è un brufolo. È tipo un eritema. O ti ha morso qualcuno? Qualcuno. Io stanotte ti ha morso qualcosa. E abbiamo pranzato, siamo pronti per uscire. Quindi, siete pronte? Ma tu esci a maniche corte a novembre? Guarda che fa freddo, Vanessa, ti ammali. Ma grazie, ci mancherebbe che non metti il giubbotto. Se vuoi, non metterlo, eh. Anzi, su, ti ho preparato un costume da bagno per uscire. Vai a metterlo. Vestiti, vanno, mettiti una felpa. Dimmi. Abbiamo noi ora, abbiamo quella cosa, un quadro, c'è scritto YouTube, poi Sì, c'è scritto Vanessa Anastasia, poi... Howard, perché abbiamo raggiunto i 100.000 iscritti, quindi abbiamo ricevuto il premio da parte di YouTube e lo abbiamo appeso. Poi lo faremo vedere, va bene? Sei contenta? È bellissimo, ma l'abbiamo già ricevuto più di un mese fa, eh? Però non l'abbiamo mai fatto vedere. Adesso l'abbiamo appeso e magari più tardi lo facciamo vedere. Usciamo perché è tardi, mettete le scarpine. Andiamo? Dobbiamo anche passare un attimo a prendere un'agendina perché. No, qua. Ah, ce l'hai, brava amore. Allora non dobbiamo andarla a prendere. Perfetto, possiamo andare, dai. Vane, hai preso tutto tu? Quindi Vane, hai anche la penna? Andiamo. Siamo giunti a destinazione. Vanessa, tu mi fai da segretaria. Tu dirai che cosa ti piacerebbe ricevere, vuol dire che tu scrivi, io riprendo e Anastasia parla. Vi ricordo solo una piccolissima ma importantissima cosa. Oggi non compriamo nulla. Lo so. Meno Cosa? male. Che oggi non compriamo Compriamo un nulla. indifferente. Siamo qua soltanto per capire che cosa Cioè. dobbiamo comprarti a te per Lo il tuo so. compleanno. Lo Ovviamente so. tutto quello che tu sceglierai non verrà acquistato. Andiamo. Allora, ci siamo. Cosa hai visto? Chi sono? Le Rainbow. Allora, Ti piacerebbe? Guarda, ci sono anche su, eh? Se, non so se le hai viste. Che bella quella quella fucsia. viola, Questa quella anche. viola in alto.
Ma è morta? Ha la faccia grigia? Cos'ha di bello? Ma l'altra. Ah, ok. Sì, voglio quella. Allora, aspetta, te la faccio vedere. Anni, te la prendo e la vedi, ok? Sì. L'ho presa così la puoi vedere. Ma ti piace? Tanto? A me non è, per me non è la, vero? Non è bellissima. Voglio quella, guarda che bellissima. Quale hai scelto? Questa è bellissima. Questa qui, la Rainbow con i capelli arancioni. Ah, anche lei ha dei capelli bellissimi. Ma adesso... Hai visto il suo abitino poi? Per il cambio, sì. È molto invernale. Bella, mi piace. Ok, passiamo di qua. Qua c'è qualcosa, Mondo Bar, no, bambole? No, 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 no via, via, ormai siamo diventate grandi. Basta bambole. Qui abbiamo altre bambole. Ma qui c'è la Crybaby, secondo me. Ah, qua ce ne sono altre. Fashion no, sono style. Sono LOL. No, sono LOL. Qui c'è la Crybaby. Ani, ce l'hai. Ah, tu volevi questo? Cos'è? Della Nana Surprise? La scatola, sì, quella. La voglio, la voglio. Quella sorpresa. Ok, scrivi, Vane. Nana Surprise. No, devi scrivere però valigetta viola Nana Surprise, se no non capiamo. Ma poi questo qui è quello che hai già, vero? La compriamo sì, martedì, perché... No, ascolta, cosa ti ho spiegato? La comprate martedì, perché magari poi non c'è più. Allora, ascoltami, che cosa ti ho spiegato? Che adesso facciamo un elenco delle cose. Non martedì, è detto che io compro tutto, eh? Lo so, martedì... lo so. Cosa? Ah. Mica compro tutto. Cosa tutto? Tu adesso ci dici quello che ti piace, poi scegliamo noi, la nonna Elisa, il papà. Anche la nonna Elisa deve scegliere un regalo. Viene anche la nonna? No. Ma magari sì, se riesco a portarla sì. Ok. Anche le Reborn. No, no, dai, ne abbiamo già Reborn. Ani, no Reborn, vero? Barbie. Barbie. Mondo Barbie. Anastasio. Anastasia. Qui c'è la casa delle Barbie, però io direi di aspettare Natale. Tu Vanessa sai perché. Anche lei la vuole. Magari ne prendiamo una a Natale per tutti e due, io e papà. Ma magari ho detto, eh. Va bene, scrivi, Vane, scrivi. Cos'è? È la BRB Barbie. Pigiamini leoncino. Cos'è sta roba? Ah no, qual è questa? Cuti. Ok, Barbie, il barattolo lì. Il barattolo Barbie, però, Cuti, Rebi. Mamma, però me li prendi tutti. Cosa? Questi qua che sono. Oh, tutti. Non è mica Natale, eh? No, ma dico il mio compleanno. Se ti fermi qui magari. Vieni. No, dai, dai, Vanessa, Anastasia. Però tutti me li compri. No. Tutti questi. Ma tu sei matta. Però tipo le Barbie, queste cose sì, sono belle. Ma cosa queste cose sì sono belle? Ma qua c'è la cucina. Guarda, mamma, io l'ho perso questo. Che cosa? La cassa? Sì, no, questo. Lo scuolo per lo scontrino? Io l'avevo perso. E ti piace? Lo vuoi? Sì. E prendilo, dai. Oh, e va, è per tutti e due, tanto ci giocate insieme. Ma va a pile, immagino. Io ho delle pile a casa, eh. Sì, guardate. Guardiamo. Ma ti piace? No. Ce l'abbiamo, eh? Non so. Ah. Allora, ok. No, dai, ascoltatemi. Ci sono giochi in scatola. No, ma basta, Vanessa, li abbiamo appena comprati. Per ma il tuo compleanno non ci giochiamo mai. Che io volevo. Che cos'è? Io volevo, no, io volevo tipo questo di Louis Sophie. La macchina ma di Louis Sophie. Ma Anastasia, ma quanti anni hai? 5? E anche 4? Dai, per favore. Allora. Adesso io non voglio dire nulla contro Louis Sophie, che mi sono anche simpatici, me. Però i loro giochi sono proprio per bambini piccoli, eh. Cresciamo un po'. Guarda che belle queste. Sono cos'è? Bellissimo. Lo voglio. Le pini pongigate. Lo voglio. Ma lo voglio un parolone. Con questo ci costruisci poi i personaggi, lo giusto? Voglio. Ci sono diversi. Sì, sì. Ma ci sono i personaggi dentro? Nel senso il busto. Guarda, sì. Puoi vedere? Che bellissimo. Sì, è vero, lo ricordo, lo voglio. Vedi come si chiama? Pinipon. No, questo me lo compri, dai, per favore. No, questo sì, lo voglio, questo sì, lo voglio, questo sì. Voglio, ok, voglio, se questo lo desideri voglio, tanto potrebbe arrivare. Allora decidiamo. Viene Anastasio. Ma perché la chiami Anastasio? Perché sì. Sei antipatica. No, vabbè, ragazzi, ma qua ci sono tutti i personaggi di Harry Potter. Ah, no, non mettere le mani che lo rompi. Cosa dice? Ma è stupendo. No, io devo guardare Harry Potter. Anch'io lo voglio guardare, Vanessa. Ci dobbiamo guardare tutti gli Harry Potter. E lui dice, provami. Ma non parla, forse è scarico? Cos'è che? Aspetta. No, dice di mettere la mano qua. Scrivi, vai. Cosa? Scrivi. Cos'è che hai trovato? Scusa, noi eravamo presi guarda con Harry Potter.
È una piastra? Che fa i capelli colorati? No, così. Metti la perline. Sì, te li fa colorati anche. Secondo me li fa colorati. Te li fa colorati bella, con le perline. Bella. Vedi? Molto carina. Ok. Ok. Perfetto. Adesso prendiamo questo. Dove sei? Ani, la smetti, Vanessa. Ma la chiamo sempre Vanessa. Non è vero, è la prima volta che ti sento. No, non è vero. Vero? È la prima volta che ti chiama. Ah, ti chiama Anastasio? Sì. E tu chiamala Vanesso, scusa. Vanesso? Ecco. Vanesso, sei fesso? Vanesso, vedi che sei fesso? Te l'ho detto io. Anastasia, per favore, solleva i piedi. Ma qua c'erano altri vestiti da... Di Halloween? Ci sono i vestiti di Halloween? No, non sono di Halloween. Quei vestiti lì ci sono sempre. Hai questo. Ah, che carino. Io voglio questo. Anch'io voglio quello. Anch'io. No, io voglio la scimmia. Sai questo, ma... Sì. Vai. Quale? L'orso gigante? Sì. Ok, orso gigante. E Teddy? Chissà se parla. I peluche sono la cosa più bella del mondo. E te lo compro, vediamo. Ok? Sì, ma lo scrivi? Sì, Ani, Vanessa, segretaria, scrivi orso gigante peluche. Vediamo se sei capace a scrivere peluche. Sì. Vediamo. No! Non lo puoi comprare. No. Più bello l'orso. Costerà 100 euro questo orso. Quanto costa? C'è scritto, dov'è il prezzo? Così, giusto per curiosità, Peluche. 100 euro, ci ho azzeccato, 99,99. Peluche. Peluchetta del mio cuore, brava. Chi l'ha fatto? Che cosa? No, è rotto. E se è rotto ed è l'unico. Eh sì, mi faranno lo sconto se dovessi decidere. E questo? Non ti ricordi, mamma, che una volta che Vanessa ha comprato i giochi, io ti ho detto: mamma, mi compri questo, mamma, mi compri questo. Jumanji. No, dai, per favore, con Jumanji finisci in un altro mondo, poi. So. Quindi è pericoloso. Sì, sì. Non hai visto il film Jumanji? Sì, sei il primo. Sì. Che giocano? Sì, sì. Ok, ovviamente sto scherzando, non voglio assolutamente giochi in scatola, ve lo dico secondi? Perché tanto poi non giochiamo. Che cos'è? Non abbiamo... Ma 5 secondi, dai, vuol dire che hai 5 secondi magari per rispondere. No, basta, ne abbiamo che tantissimi. Che ficco. Anastasia, puoi anche dire... Ma sai quante colle abbiamo? Io volevo questo. Guarda che io l'altro giorno ho messo in ordine, siamo pieni di colle. Io volevo questo per il mio compleanno, non è arrivato. Oh, poverina. Lo desideravo, è arrivato Monopoli, mi è arrivato. Ma che Monopoli lo volevi tu, Vabbè, io non voglio. Anastasia, tu vuoi tutto? Vai. Poi ti fermi? Poi ci fermiamo, perché tanto la lista... Vai, quante cose sì. ci sono? 6. Magnetic Fashion. Ce l'avevamo già. No. Sì. No. Sì. Questo l'ho appena buttato a casa. Anna! Anna? Anastasio! Guarda, ma io non te lo comprerò mai. Vai, puoi decidere di volerlo che rimane lì. Non serve a niente quella cosa. Che fighe. Sì. Va bene. Ce l'hai già. Hai segnato quindi il gioco magnetico. Ok. Ma qua non sembra magnetico. Sì, sono magnetici. Ce l'avevamo, te lo ricordi? No. No? Che era tipo un negozio di moda. Ah, sì. Non so, non è che mi hai detto uno, no, li voglio di tutti i colori anche. Ah, è questa la lavagnetta, Vane, che bella. Ti piace? È bellissima effettivamente. No, questa qua. È questa qui? Ma è la stessa che abbiamo visto di là? No, questa è un'altra. È un'altra? Quella di legno non blu. Bella. Oh. Cosa fai? Cosa stai facendo? Mi compri un pongo. Sì, scegli un colore. Uno. Solo uno. Vai, corri. Per... No, uno. Io ci gioco sempre. Ho detto uno. Ok. Non è vero che ci giochi sempre. Che colore? Viola. Ok. Ma che bello. Ma sono bellissimi. No, a me piace il panda. È bellissimo. Oh, sembra vero. Ma Anastasia, mai toccato questo? No. No, Vane, guarda il panda. Possiamo andare? Andiamo, dai. Direi che abbiamo scritto abbastanza, vero? Ok. Se portate a casa un giochino a testa.
Andiamo, Vane, che tra un po' devono arrivare delle persone a casa. Posso prendere un altro giochino? No, possiamo solo andare. Ma stanno arrivando le persone? Tra poco arrivano, dai, andiamo. Ma qua puoi mettere anche la tessera qui? Sì, bisogna capire le pile però, eh. Sì. Perché io a casa ho le stilo, non le mini stilo. Se che ne sono? Quelle grosse. Bimbe, missione compiuta. La mia segretaria ha compiuto un ottimo lavoro, grazie Vanessa. 1.100 euro. Mentre tu hai scelto sei, mi sembra 6 giochi/7. Vi siete portati a casa un regalino a testa e avete portato a casa anche il libricino dove poter scrivere la letterina di Babbo Natale. Vero? Adesso cosa si scrive? In fondo al libro ci sono. C'è la possibilità di scrivere la letterina, quindi Babbo Natale. Quindi adesso, non adesso, poi sceglieremo dal volantino quello che vi piacerebbe ricevere e scriviamo la letterina, va bene? Cos'è successo? Indovina un po' chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Sei stato tu? Dimmelo se sei stato tu. Andiamo, fammi sentire. Che bello, non c'è la. No, non c'è niente qua. Di solito ci c'è una formina per poter dare una forma al pongo. Tu invece 5. Provi subito il tuo POS. Capito, capito. Il POS. Si chiama POS quello per pagare col bancomat. Vale, che succede? Non riesci? Faccio io? No. Ok, fai tu allora. Allora, tu spiegami, così va bene. Allora, la parte piatta si mette dove c'è la molla. Come si fa a togliere? Come stavi facendo? Solleva. Sì, dai, sì, solleva. Allora, bimbe, stiamo andando all'ultima sorpresina. Stiamo andando a casa di una nostra amica che abita qua vicino, che ci deve far vedere una cosa bellissima. E adesso vediamo cos'è, ok? Curiose? Guardate. Andiamo? Occhio, che non passa le... Mamma mia, sento una macchina, spostiamoci tutti a sinistra, di qua, no, di qua Vanessa. Di là non c'è il marciapiede, qua una specie di marciapiede c'è. Siamo arrivate a casa della mia amica, lei è un amante di gatti, cani, guardate. E la sorpresa è un gattino nero piccolino. Dove è andato? Dove è andato? Ma sai che ne ho recuperato un altro? No, madonna, è giù in bagno, ciao. Guarda. Oddio che bello, no, ma sei bellissimo. La pantera, amore. Guarda. Facciamo vedere i gatti di Roby. Lui è Nino. Nino? Ed è il padrone del nostro quartiere. È vero, brava, hai detto bene. Tu sei Pippo, è arrivato qualcuno. E lei è? E lei è Mirta. Ecco Mirta che scappa. Ciao Mirta. Allora bimbe, stiamo tornando a casa. Com'era il gattino? Che bella che è, io la vorrei portare tanto a casa. Guarda il Nino. Dov'è Nino? Ah, c'è Nino lì. Nino! Ma dov'è Nino? Vabbè, comunque, dai, andiamo a casa che poi ci facciamo il bagno e la doccina e andiamo a dormire, ok? Uh-huh. Ti è piaciuta la sorpresina, amore? Sì. No. Boh, abbiamo fatto di tutto. Adesso stavamo anche guardando per andare a vedere... Guardate, lei indovina. La casa di Babbo Natale. Guardate, lei indovina il numero. Allora, non farla da cadere. 0 a Guarda 4. Che cade. Ok, vai. Tu. Aspetta, fammi vedere, io guardo. Girati, tu metti un numero. Ok. Uno solo o due? Fatto? No, no, io non ho visto. Ok, adesso ho visto, va bene. Stai calma. Secondo me. Ma tu hai le rane nello stomaco. Un 3. Brava! Bravissima! E io, lei, ok, 4, giusto? Bravissima, ci sono io testimone, adesso aspetta, da 0 a 5, guardate. Da 0 a 5. No, aspettate, non capisco. Ma non so. Ok, va bene. No, mi vedi da voi! Ho visto. Mi vedi da lì. Ma va. No, non si può vedere. Ma va, vai. No. Ani, se tu cadi, ti giuro che le prendi. Oh. Sì, brava, dormi. 4. Brava. Giù, no, veramente. Ma come fai? Vedi davvero da lì? No, non vedo. Da zero. C'è la cosa nera lì. Vediamo. Vediamo? Da 0 a 6. No, no, non può vedere, Anastasia è lì. Non può vedere, non si vede niente. Guarda. Vai, da 0 a 6. Da 0 a 6, vediamo.
Da 0 a 6? Sì. Ok. Io non ho capito, però. Guardate. Ah, ok, adesso sì. Vado. Non capivo se era uno. Sì. Oddio, è piccolo. No. Beh, non è che 6 sia un gran numero, comunque. Non è piccolo. Sbagliato. No. Oh, meno male. 6. Ok, diamo la buonanotte perché... Ah no, Anastasia, è tardi. Anastasia, questo è tardi. Questo lo indovina, questo. Dai, Ani, veramente, basta. 0 a 100. Sì, vabbè, dai. 100. Boh, bravo. A posto, me l'ha appena detto. Sì. Io pensavo che indovinavi il 6 comunque. Era abbastanza scontato. Bambine, diamo la buonanotte. Qua se c'è una che dovrebbe mangiare sono io, non tu. Comunque diamo la buonanotte per favore. Sì, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e buon Natale a tutti. Madonna, è già Natale.